Un'intera vetrina è dedicata al viaggiatore veneziano per eccellenza, Marco Polo. Marco Polo, che partì da Venezia poco più che sedicenne nel 1271 e vi fece ritorno soltanto dopo 24 anni nel 1295. Un'avventura eccezionale quella di Marco Polo, che ci racconta l'incontro di un veneziano con l'impero cinese mongolo. La dinastia che lui conobbe e della quale si guadagnò la stima, lui fu nominato dall'imperatore Kublai Khan governatore di una regione della Cina, e fu quella appunto derivata dai mongoli di Genghis Khan. Un momento molto particolare di grande apertura rispetto all'Occidente della Cina, un'apertura che non fu più propria delle dinastie successive. Nella vetrina troviamo addirittura un manoscritto molto particolare, si tratta di un frammento risalente alla fine del XIV secolo, quindi non molti decenni dopo la vita stessa di Marco Polo, riportante il milione, cioè una parte della descrizione straordinaria della sua avventura cinese che Marco Polo fece al famoso rustichello da Pisa durante il periodo della sua detenzione.